Vi starete chiedendo cosa facciamo qui oggi. Bene, oggi faccio questo video per rispondere a una delle domande che ci fate più frequentemente, ovvero: che attrezzatura utilizzate? Ciao fans, sono qui oggi in soggiorno senza Luna, che come ben saprete è a Bema per lavoro, tra l'altro con la mia nuova maglietta. Saranno presto disponibili online per la vendita, visto che ce lo state chiedendo in tantissimi, e sono felice che vi piacciono, visto che ci state bombardando di messaggi e anche su Bema, anche i vecchietti chiedono a Luna dove possono comprare le magliette. Fatta questa doverosa premessa, vi starete chiedendo cosa facciamo qui oggi. Bene, oggi faccio questo video per rispondere a una delle domande che ci fate più frequentemente, ovvero: che attrezzatura utilizzate? Le domande sono le più disparate, che vanno dalle fotocamere che utilizziamo per filmare fino al drone, passando per i programmi di editing che usiamo e per che computer abbiamo qui a casa. Bene, oggi cercherò di rispondere a tutte queste domande facendovi vedere innanzitutto cosa c'è qui sul tavolo, ovvero tutta l'attrezzatura che solitamente ci portiamo dietro quando usciamo in moto. Ora, non fatevi scoraggiare se voleste intraprendere questa strada, perché c'è veramente tanta roba qui sul tavolo e dovete sapere che questa attrezzatura costa veramente, veramente tanto. Quindi, se mai voleste intraprendere questa avventura di fare video su YouTube o comunque fare video per voi stessi, sappiate che le cose costano tanto. Quindi non vi fate spaventare, noi le abbiamo acquistate gradualmente, perché certo non si può comprare tutto in una volta, quindi possiamo ora passare a inquadrare il tavolo e a farvi vedere tutto quello che c'è qui. Questa è la case che abbiamo sempre nello zaino durante i nostri giri in moto. Come potete vedere ci sono svariate batterie della Sony, che sono queste e tutte queste. Poi dall'altro lato ci sono le batterie della GoPro e dell'Insta360. Passando poi all'attrezzatura abbiamo la Insta360, che come potete vedere ha le lenti davanti e dietro proprio per fare i video 360 gradi. C'è una GoPro Hero 5 e una GoPro Hero 6. Ci sono due Sony FDR X3000 identiche. Questo è un interfono della coppia che usiamo, Cellular Line Tour. Questo è un accessorio che va insieme alle Sony perché, come potete vedere, non hanno il display se non questo in bianco e nero, e quindi con questo affarino si riesce a vedere cosa stanno inquadrando. Mai utilizzato, però in ogni caso c'è anche quello nella scatola. Poi abbiamo il drone con il radiocomando, il drone vero e proprio con tre batterie. E poi, infine, per sempre editare, ci sono un paio di cuffie della Bose, perché quando si convive non è che si può stare al computer col volume a cannone tutta la sera e quindi bisogna un attimo adeguarsi. Ai tempi dell'università avevo comprato questo, che adesso vi faccio vedere aperto. È un MacBook Pro da 15,6 pollici per l'editing. Era molto scomodo per due motivi. Uno, il trackpad, e il secondo era il processore, che rendeva veramente difficoltoso montare i video. Sono passato poi a questo, che è un iMac da 27 pollici. Bene, fatta questa overview generale delle cose che ci sono sul tavolo, passiamo adesso ad analizzare una per una tutte le componenti che utilizziamo quando usciamo in moto. Insta360 viene prodotta proprio dalla casa che si chiama Insta360. È un'azienda cinese, non è sul mercato da molti anni, il che vuol dire che il supporto tecnico è scarso, quindi se mai avrete problemi con la fotocamera vi toccherà rimandarla fino ad Hong Kong. E questo, ad esempio, a differenza di GoPro, che produce la GoPro Max, che fa sempre video 360 gradi, potrebbe essere un problema, nel senso che ora che l'ha mandata a Hong Kong e torna indietro passano almeno 2 mesi. Oltretutto mandarla a Hong Kong è a spese vostre. Detto questo, io mi sto trovando molto bene con questa fotocamera, fa dei video molto belli, non mi è mai capitato che buggasse, quindi che si spegnesse involontariamente, che le registrazioni si bloccassero, chissà per quale motivo. Insomma, è sempre stata molto affidabile. Una delle grandi pecche di questa videocamera è che consuma veramente tanta batteria. Infatti con una batteria non riuscirete mai a fare più di mezz'ora di filmato, il che vuol dire che per una giornata in moto dovrete portarvi via almeno 3 batterie, altrimenti rischiate di fare, la butto lì, la salita dello Stelvio e la batteria. Arrivata in cima, è finita.
e questo potrebbe essere un problema se voleste intraprendere quello che stiamo facendo io e Luna. Se invece voleste fare tutto molto amatorialmente, anche una batteria potrebbe andare bene. La fotocamera ha due lenti che, come potete vedere, sporgono. Questo proprio per far sì che l'angolo di visuale sia maggiore di 180 gradi, per l'esattezza è 210. Quindi vuol dire che filmando entrambe a 210 gradi, filmano oltre quest'angolo e poi il software mette insieme le registrazioni per creare un video a 360 gradi. Può essere utilizzata anche per fare foto sferiche, quindi foto a 360 gradi, o per fare dei timelapse. Sinceramente, qualche foto l'ho fatta, ma non è una cosa che mi fa impazzire, e anche i timelapse, sinceramente, fare un timelapse a 360 gradi non ne ho molto trovato il senso. Magari voi ne fate degli usi diversi e potrebbe essere utile anche per questo. Quindi diciamo che tra comprare la fotocamera, il bundle moto, che è la cosa che vi consiglio di comprare assolutamente, e qualche batteria in più, siamo già intorno alle 550 euro, il che non è proprio poco. E diciamo che principalmente è uno sfizio che mi sono voluto togliere per mettere qualcosa di nuovo nei video, ma non è una cosa sicuramente indispensabile. Passiamo ora alla prima Action Cam che avevo comprato con l'idea di fare video per YouTube, ovvero la GoPro Hero 5. L'ho comprata nel 2017, l'avevo pagata 329 euro e sinceramente penso siano stati 329 euro peggio spesi della mia vita e adesso vi spiego il perché. Ma dato che non voglio dilungarmi troppo, siccome ho fatto un video confronto tra la Hero 5 e la Sony, che vi farò vedere subito dopo, vi lascio la I qui in alto in modo tale che possiate andare a vedere il video paragone tra GoPro e Sony. Diciamo che il principale punto di forza di GoPro è il monitor a colori touch che vi permette di vedere direttamente cosa state registrando, cosa che ad esempio Sony non può fare. Diciamo che la principale pecca della GoPro è l'affidabilità. Il software che è installato è una cosa veramente brutta. Sto cercando di non offendere GoPro, ma mi viene difficile anche perché sono passato a Sony per disperazione. Il problema principale, come vi stavo dicendo, è l'affidabilità, il che vuol dire che spessissimo purtroppo questa fotocamera ha dei bug, ovvero a un certo punto, senza apparenti motivi, smette di registrare, si blocca oppure si spegne e leggendo nei vari forum non è un problema della mia videocamera, ma è proprio un problema di GoPro. Quindi, oltre a questo problema di affidabilità, l'altra enorme pecca, se la si vuole utilizzare come videocamera principale per fare video, è che non ha direttamente un jack per attaccare il microfono. Questo vuol dire che dovrete collegare qui alla porta USB-C l'adattatore, che costa altri 59 euro, e poi a quello potrete collegare il microfono. Quello che ho riscontrato io è che anche questo adattatore molto spesso dà dei problemi, ovvero a un certo punto magari sta registrando dal microfono, poi spegnete la GoPro per cambiare la batteria, quando la riaccendete il microfono non viene più rilevato e quindi registra con i microfoni incorporati, il che vuol dire che l'unica cosa che sentirete una volta che scaricherete l'SD a casa sarà il rumore del vento e il rumore del motore. E questa cosa, se avete fatto un bel giro, vi siete fatti tanti chilometri per andare a vedere un posto e poi scoprite che dovete buttare via le clip, è una cosa che fa molto arrabbiare ed è il motivo per cui siamo passati a Sony. Nonostante questi problemi di affidabilità di GoPro, abbiamo comprato anche una Hero 6 quest'anno e voi vi starete chiedendo: ma l'avete massacrata fino adesso GoPro? Perché avete comprato un'altra GoPro? Allora, uno dei punti di forza è che dalla Hero 5 in avanti le batterie intercambiabili sono rimaste praticamente compatibili. Quindi qualsiasi tipo di batteria comprata dalla Hero 5 in avanti va bene anche per le GoPro successive. E questo, quando si hanno tante batterie che costano tanti soldi, vuol dire che è un vantaggio. Così se decideste di fare l'upgrade di videocamera e magari quella prima venderla, potreste comunque tenere buone le batterie, il che non è male. E poi la forma della videocamera è rimasta la stessa dalla Hero 5 in avanti, semplicemente hanno cambiato il colore e hanno aggiunto la scritta Hero con il numero differenziato qua sul bordo.
E addirittura alcune volte, piuttosto che migliorare, peggiorano le cose, nel senso che fino alla Hero 6 c'era la lente davanti che era intercambiabile, quindi se eventualmente aveste preso un sasso o qualsiasi cosa che avesse potuto danneggiare la lente, si poteva cambiare solo quella con 29 euro. Bene, dalla Hero 7 in avanti hanno deciso bene che la lente doveva diventare non intercambiabile, e questo è un gran problema, soprattutto se si usa l'Action Cam per fare sport estremi. La moto è relativamente estremo, ma essendo sulla strada e essendoci altre moto, macchine, eccetera, basta un sassolino in centro lente, vi si crepa e siete un po' fregati. Siccome a me è capitato che la lente si crepasse perché mi cadde il casco dalla sella della moto, infatti da lì non l'ho più messo sulla sella della moto, la possibilità di avere la lente intercambiabile è una gran comodità. Detto questo, comunque, la vera ragione per cui abbiamo preso un'altra GoPro è che ci serviva una seconda videocamera da mettere frontalmente sulle moto per inquadrare noi stessi quando banalmente parliamo, e quindi ci serviva un'altra videocamera per fare delle inquadrature frontali. Dato che avevamo veramente tante batterie, abbiamo deciso di comprare un'altra GoPro ricondizionata, quindi sostanzialmente è pari al nuovo, ma l'abbiamo pagata solo 159 euro, il che, considerando che quando è uscita ne costava 429, è un bel risparmio. E per l'utilizzo che ne dobbiamo fare noi, ovvero fotocamera secondaria, va benissimo, perché anche se dovesse buggare, anche se si dovesse spegnere, cose che puntualmente succedono, comunque è un problema relativamente minore, perché le inquadrature principali che facciamo con la Sony ci sono, perciò non viene compromesso il giro e l'editabilità del materiale. Semplicemente per determinate scene non avremo inquadrature frontali, il che, vabbè, è un problema appunto minore. Finito di parlare di GoPro, passiamo alle vere protagoniste dei nostri motovlog. 2 anni fa, dopo la prima stagione registrata con la GoPro, stufo di impazzire buttando via clip, ho deciso di documentarmi il più possibile per cercare una valida sostituta di GoPro. Purtroppo l'impresa è stata veramente ostica, perché in ogni action cam c'era qualcosa che o non mi convinceva o non andava bene per fare quello che volevo fare, finché ho trovato questa, che è la Sony FDR X3000. È una action cam relativamente datata, perché è stata lanciata nel 2015, però a differenza di praticamente ogni altra rivale, questa ha una chicca, ovvero nello sportello qua dietro ha direttamente il jack da 3,5 mm per il microfono. Questo è un'enorme comodità e una garanzia di affidabilità. Perché questo? Perché non servono adattatori per collegare il microfono, quindi semplicemente si prende lo spinotto del microfono e si mette dentro la videocamera. Dovete prestare però attenzione, perché alcuni microfoni hanno la funzione a 3 canali, mentre qui serve un microfono che abbia 2 canali. I canali si capiscono dalle righettine che ci sono nel jack. Se ha 3 righettine vuol dire che ha 3 canali, se ha 2 righettine vuol dire che ha 2 canali. Purtroppo i microfoni sono dentro i caschi che stanno in cantina, uno, e l'altro sta a Bema, quindi non posso smontare tutto per farvi vedere cosa intendo. Però se cercate su Google, documentatevi, sicuramente troverete subito riscontro alle mie parole. Quindi, dato che i microfoni belli sono a 3 canali, mentre qui c'è l'ingresso 2, dovrete comprare un cavettino di collegamento che costa 9,90 euro. E in quel modo lì potete collegare direttamente il microfono alla videocamera senza nessun adattatore, cosa che invece vi serve per GoPro. E il principale vantaggio di questa videocamera è l'affidabilità. Non ha mai buggato una volta in 2 anni, non ci ha mai dato problemi, non si scalda, non si spegne a caso. Perfetta. Se dovete farne un utilizzo professionale, diciamo, è l'unica action cam che mi sento di consigliarvi, proprio per la sua affidabilità. Passiamo ora allo strumento che ci permette di conversare mentre siamo in moto, perché ovviamente l'audio non è aggiunto in una seconda fase di post-produzione, e come qualcuno ci chiede è bene specificare che l'audio non è registrato attraverso l'interfono che adesso vi farò vedere. Ma all'interno del casco abbiamo 2 microfoni, uno è quello dell'interfono e uno è quello collegato alle Sony. Quindi, fatta questa premessa, che è molto importante e vi permetterà di non impazzire a capire come facciamo a conversare, vi faccio vedere che interfoni utilizziamo noi. L'interfono è questo, della Cellular Line, il modello è il Tour,
che vi permette di conversare fino a quattro persone contemporaneamente in modalità bar, ovvero potete collegare quattro interfoni e chiacchierare come se foste al bar, senza dover schiacciare tasti né altre cose. Hanno una portata di circa 1,5 km sulla carta. Nella realtà non ho mai riscontrato una cosa del genere, nel senso che se siete fortunati prende fino a circa 500-600 metri. Poi ovviamente lo utilizziamo principalmente in montagna, dove è un attimo, si fa una curva, si va dietro una parete di roccia e ovviamente il segnale scompare. Quindi il test di portata probabilmente l'avranno fatto senza interferenze e senza ostacoli, mentre nella vita di tutti i giorni la portata dichiarata sicuramente non corrisponde alla realtà. Questi interfoni costano tanto perché costano 239 euro l'uno e vi dico subito di non fare la sciocchezza di voler risparmiare sugli interfoni perché qual è il problema? Che gli interfoni economici, oltre vabbè, a sentirsi non benissimo, ad avere problemi di trasmissione, hanno un enorme problema, e ve lo dico perché prima di questo avevo un interfono cinese comprato su Amazon a 80 euro per la coppia di entrambi. Il problema grande è connettere i due interfoni. Vi dico solo che la prima volta che ho cercato di connettere i due interfoni sono stato mezz'ora, guardando un video tutorial in cinese dove copiavo semplicemente i movimenti delle mani di questa tizia che faceva vedere come si pareggiavano, e poi soprattutto una volta spento, perché siamo arrivati dove dovevamo andare, e poi riacceso, ci abbiamo impiegato altri 20 minuti perché era una procedura veramente assurda, una combinazione di tasti. Con questo c'è un tasto. Questo si tiene premuto finché non lampeggia il LED su entrambi. Una volta che il LED lampeggia di blu e rosso, si rischiaccia il tasto, basta. Gli interfoni si connettono ed è finita lì. E mentre andate potete rispondere alle chiamate, potete mettere la musica che avete nel telefono, c'è la radio FM, e una volta che volete ripristinare la funzione interfono, vi basterà schiacciare un tasto e semplicemente si ripareggerà anche mentre state andando. E questa è una cosa veramente comoda da non sottovalutare, quindi spendete di più, risparmiate in altro, ma nell'interfono non risparmiate. Poi, finita l'attrezzatura che utilizziamo sulla moto, passiamo ora all'attrezzatura che utilizziamo quando ci fermiamo. E voi direte, cosa utilizzate quando vi fermate? Il drone. Il drone è stato comprato non per fare video per YouTube, ma semplicemente perché è una mia grande passione. Penso che se fossi nato 15 anni dopo, probabilmente avrei chiesto dei droni giocattolo ai miei genitori per i vari compleanni, perché è una cosa che da bambino tutti vorrebbero, ovvero una cosa che vola nel cielo e da pilotare. Quando eravamo bambini noi, ovvero io sono nato nel 90, c'erano le macchine radiocomandate e adesso ci sono i droni radiocomandati. Vabbè, quello che abbiamo comprato noi è professionale e costa veramente tanti soldi, però se avete un figlio ci sono anche droni da 50 euro, ovviamente senza GPS, con delle fotocamere scandalose, però per utilizzare un giardino per fare divertire i vostri figli vanno benissimo. Noi abbiamo comprato il Mavic 2 nella versione zoom e non nella versione pro, semplicemente perché era più in linea con le nostre esigenze. L'unica differenza tra i due modelli è la videocamera. Questo ha un sensore da 1/3 di pollice, mentre il Mavic 2 Pro ha un sensore da 1 pollice, il che vuol dire che in determinate condizioni di luce, cioè principalmente luce scarsa, avere un sensore più grande vi permette di catturare più luce e anche più dettagli, sia pur quando c'è tanta luce, perché questo ha 12 megapixel, mentre il Mavic 2 Pro ne ha 20. Dato che noi principalmente lo utilizziamo per fare video, anche sì foto dei passi di montagna, ma principalmente era per fare video, lo zoom è più adatto perché richiede meno post-produzione, meno color editing, meno tutto in una fase successiva quando si scarica il file sul computer. Diciamo che crea un file più pronto per l'editing senza prima essere lavorato. Il drone costa 1249 euro e viene venduto con una batteria. Purtroppo una batteria fa circa mezz'ora di filmato, perciò se state fuori tutto il giorno una batteria chiaramente non basta, perché se visitate più luoghi che volete fotografare barra filmare, una batteria non basta. Una batteria basta per fotografare e filmare un solo posto. Quindi banalmente arrivate al Maloja, volete fare il video e le foto, andate via dal Maloja, la batteria è finita. Quindi proprio per questo motivo noi abbiamo comprato due batterie aggiuntive, oltre a quella che c'era nel drone. Purtroppo
anche queste costano veramente tanto, nel senso che una batteria costa 139 euro. Insieme al drone nella scatola c'è anche il radiocomando. Quello del Pro ha questo monitor che fa vedere veramente tante informazioni come il numero di giri del motore, la velocità, la distanza. Insomma, è uno strumento, come dice il nome, Pro professionale. Vero, ci sono droni di DJI che costano anche 5-10 mila euro e quelli sono molto più che professionali. Diciamo che per un uso amatoriale avanzato questo è il massimo che potete trovare sul mercato. E poi, dato che spesso ci si trova a fare video a sera tarda, ovvero tornati dal lavoro, tornati dalla palestra, o in situazioni in cui comunque non si ha uno studio dedicato solo per fare video, dove si può tenere il volume delle casse alto, ecco, io ho queste Bose che avevo comprato ai tempi dell'università per utilizzarle in treno mentre andavo a lezione, sono venute di nuovo utili a distanza di anni, perché quando ad esempio Luna è sul divano a vedere la televisione o io ho bisogno di isolarmi perché, non so, sta cucinando, sta lavando i piatti, quindi c'è rumore di sottofondo che mi distrae o comunque mi rende difficile sentire quello che sto editando, avere delle cuffie del genere over ear, ovvero vuol dire che coprono tutto l'orecchio, ecco sì, è una gran comodità. Quindi se doveste sentire questa esigenza, io vi consiglio delle cuffie col cavo. Perché col cavo? Perché le cuffie Bluetooth, per quanto possano avere poco ritardo, e ho appena comprato le AirPods Pro, quelle che hanno anche la cancellazione del rumore, quindi ho un computer Apple e le cuffie Apple, quindi il lag dovrebbe essere minimo, eppure quel pochissimo lag che c'è nell'editing è veramente fastidioso, perché soprattutto quando si montano i pezzi di video tipo del drone, dove le immagini devono seguire la musica, se non si è precisi, estremamente precisi, va a finire che l'immagine cambia prima dello stacco della musica e questa cosa qua è veramente fastidiosa. Invece le cuffie col filo vi garantiscono zero lag ed è la cosa migliore in assoluto. Costano meno e sono più efficienti per quello che dovrete andare a fare. Bene, conclusa la narrazione di tutti i prodotti che utilizziamo, c'è da aggiungere un'altra cosa che vi serve per fare video, ovvero il PC. Non posso ovviamente portarlo qua davanti perché sono 27 pollici di monitor e diventa abbastanza ingombrante da spostare. Quando ho iniziato a fare video nel 2018 avevo un MacBook Pro che avevo comprato sempre ai tempi dell'università ed era ormai un computer di 7-8 anni, il che vuol dire che per editare dei video in 1080 con una traccia sola, ovvero una singola traccia video dentro nella timeline, poteva anche andare bene, vero, iniziava a scaldare tanto, però poteva essere fattibile. Ma una volta passati all'editing di più tracce video contemporaneamente, era un computer ovviamente datato e non andava più bene. Da lì ho deciso di comprare un iMac da 27 pollici, oggettivamente per editare video da molto vicino, cosa che faccio, nel senso che sono seduto, ce l'ho di fronte, 27 pollici è una dimensione eccessiva, quindi se doveste comprare un computer vi consiglio il 21,5 che sicuramente è più adatto per fare qualsiasi cosa. Il 27 va meglio per utilizzi professionali, dove magari avete aperte più applicazioni contemporaneamente sul monitor, mentre per il video editing o il photo editing molto spesso mi ritrovo a guardare le parti del monitor in maniera slegata, ovvero non ho una visione d'insieme ma vedo semplicemente i pezzi un po' alla volta. E questo è relativamente scomodo. Comunque ovviamente come tutti i prodotti Apple costa parecchio. Quello che vi posso dire è che avendo ormai un ecosistema Apple completo, la comodità dell'integrazione tra device è veramente incredibile. Però capisco che se uno deve partire da zero a comprare tutto diventa una spesa insostenibile ovviamente. La cosa che vi consiglio se mai doveste comprare un computer è quella di puntare molto sulla RAM, perché con poca RAM non si riesce ad editare praticamente nulla. Adesso con quasi sempre 4 tracce video che contemporaneamente girano nel PC, perché sono le due Sony e le due GoPro, dove allineo le tracce video per avere contemporaneamente 4 punti di vista diversi durante l'editing, ecco, avere un PC con poca RAM vi renderebbe praticamente impossibile questa tecnica. Quindi mi raccomando, sulla RAM andateci giù pesante. Il nostro PC ha 32 giga e sono ottimi, vero? È anche un processore potente, quindi riesce molto bene a far girare
Le quattro tracce, sempre in 1080, non filmo mai in 4K se non col drone, perché la risoluzione 4K occupa veramente troppa troppa memoria, tenendo i video negli hard disk esterni fino al momento dell'editing, e può essere anche un anno dopo. Ecco, avere tutto in 4K vi costringerebbe a comprare un numero di hard disk esterni folle, perché un solo giro in moto magari vi occupa un tera di roba. In questo momento qua, registrando a 1080 con quattro fotocamere, un giro in moto mediamente mi occupa 500 giga di roba tra le varie micro SD, filmando a 1080. Capite che se dovessi filmare in 4K diventerebbe una cosa mostruosamente pesante, ingombrante e ingestibile. Bene, penso di avervi raccontato tutto riguardo l'attrezzatura, spero di aver fugato ogni vostro dubbio in questo video. E non fatevi abbattere dal costo veramente alto delle cose, perché, come vi ho detto, non va comprato tutto subito, ma si compra un po' per volta. E se è una vostra passione, i soldi spesi per le proprie passioni sono sempre soldi ben spesi. Detto questo, non posso fare che ricordarvi di iscrivervi al canale, lasciare un like e niente, ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao fans!